Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la pagina dedicata al Covid, ma soprattutto con la cabina di regia tra governo e regioni che si è svolta oggi, parametri nuovi per la colorazione delle regioni. La cabina di regia ha inasprito le richieste degli enti locali e ha stabilito l'utilizzo del Green Pass per i luoghi al chiuso. Intanto in Abruzzo oggi altri 61 positivi. Dal 5 agosto servirà il Green Pass per il ristorante al chiuso, basterà però avere anche solo la prima dose di vaccino. L'entrata in vigore del Green Pass sarà posticipata di 2 settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. E questo è l'accordo trovato durante la cabina di regia tra governo e regioni, che ha inasprito per le colorazioni quanto proposto dai governatori nelle ultime ore. Con terapie intensive occupate al 20 e al 30% per le aree mediche, si passa non in zona gialla ma in zona arancione, mentre col 30% delle terapie intensive occupate e il 40% per le aree mediche, le regioni passeranno in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai governatori, il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, quello alla salute Roberto Speranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Intanto sono 61 i casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.913 tamponi molecolari e risultato così positivo il 2,09% dei campioni. Continua ad aumentare l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che sale a 23,2. Invariati i ricoveri, che sono 19, rimane bassissimo il tasso di ospedalizzazione, 1% sia per terapie intensive sia per area medica. Non ci sono decessi recenti. Il bilancio delle vittime è fermo da una settimana a 2.513. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 78 anni. Gli attualmente positivi sono 1.064, 18 pazienti, numero invariato, sono ricoverati in ospedale in area medica e uno, invariato, è in terapia intensiva, mentre gli altri 1.045 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 71.995 dei 75.572 casi complessivamente accertati in Abruzzo. 19.218 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 10, 19.593 in provincia di Chieti, più 17, 18.367 in provincia di Pescara, più 18, 17.687 in provincia di Teramo, più 13, 590 fuori regione e 117 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E cambiamo decisamente argomento. Contro l'impianto ENI che sarà costruito nel mare di Martinsicuro, i sindaci del territorio hanno presentato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica affinché questo si opponga alla decisione del Ministero della Transizione Ecologica. La Regione intanto su questo argomento non si è ancora espressa. Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto e Pineto dicono no a nuove trivelle in mare. Scaduti 60 giorni di tempo per appellarsi al TAR, i sindaci hanno annunciato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale. L'obiettivo è quello di fermare il nuovo pozzo dell'ENI, con relativo impianto di estrazione degli idrocarburi, che sarà realizzato poco a largo dalla costa di Martinsicuro, perforando il fondale marino fino a oltre 1 chilometro di profondità. Non è detto che questo in realtà, diciamo, questo pozzo verrà realizzato fuori dalle 12 miglia, anzi non è affatto certo, perché la stessa ENI che dichiara che si trova dentro le 12 miglia e questo non è possibile perché la legge lo vieta. È vero che è una concessione che sta un po' di qua un po' di là, perché no, le 12 miglia passano esattamente in mezzo, ma quello che sta fuori è la piattaforma, non il pozzo. Quindi anche guardando gli atti c'è molta ambiguità e tutto questo peraltro risulta anche poco opportuno, in quanto al 30 settembre è la data di scadenza per l'approvazione di questo piano, di questo PITESAI, rispetto al quale però oggi stesso ci sono diverse novità, perché anche qui c'è una sorta di furbata da parte dell'esecutivo, perché anziché proporre un piano all'attenzione dei comuni e delle regioni che mettesse ordine e stabilisse dove sì e dove no, in realtà non è un piano, si sono limitati a formulare nuovi criteri e quindi le aree sono esattamente le stesse di prima, e quindi vuol dire che
che Martinsicuro, l'Abruzzo, il mare Adriatico non saranno poste fuori dall'esercizio di questa attività, ma staranno dentro, con criteri discrezionali. Il progetto è stato approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, in barba alle questioni sollevate da amministrazioni locali e associazioni ambientaliste in materia di salvaguardia dell'ecosistema marino. Le ripercussioni potrebbero essere anche economiche. L'Adriatico infatti è il mare più pescoso del Mediterraneo e offre lavoro a circa 10.000 persone. Il settore della pesca sulla sponda orientale dell'Italia vale 300 milioni l'anno. Non voglio essere allarmista, ma ricordo che nell'Adriatico c'è una richiesta di poter cercare idrocarburi liquidi e gassosi per ben 30.000 km quadrati. Da parte della Spectrum Geo, 30.000 km quadrati, 5 regioni interessate, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Presente la provincia di Teramo, schierata al fianco dei sindaci. La regione invece non è pervenuta. Sulla tematica ambientale la giunta abruzzese non ha ancora espresso alcun parere. La regione non mi risulta che abbia eccepito alcunché, perché la regione avrebbe potuto promuovere il ricorso, anche perché pare che manchi la richiesta dell'acquisizione del parere regionale, nessuno l'ha chiesto. Non sappiamo se la regione spontaneamente l'abbia mai dato, non è, diciamo, di poco conto, perché il fatto che la regione Marche invece abbia rilasciato un parere e ha potuto consentire alla regione Marche di formulare prescrizioni di carattere ambientale in modo da controllare addirittura il rispetto di queste prescrizioni. Quindi se la regione, diciamo, è stata latitante, certo questo non vuol dire che non possa ricorrere se nessuno gliel'ha chiesto, ma io non saprei dire esattamente se qualcuno ha chiesto il parere alla regione e la regione non l'ha dato, se la regione semplicemente non è stata sentita. Abruzzo maglia nera per il consumo di suolo tra il 2019 e il 2020. Nel giro di un anno, percentualmente, la nostra regione è quella che ha cementificato di più. Oltre un terzo del territorio antropizzato si trova in zone a rischio alluvione. Tra il 2019 e il 2020 l'Abruzzo è la regione italiana che percentualmente ha consumato più suolo. Lo 0,46% in più del territorio abruzzese è stato antropizzato, seguono Molise e Sardegna, dove in un anno rispettivamente si è consumato lo 0,37% e lo 0,32% di suolo in più. E quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'ISPRA, secondo cui in Abruzzo nel giro di un anno sono spariti sotto il cemento circa 50 km quadri. E se consideriamo l'arco temporale 2012-2020, le superfici artificiali sono aumentate del 2,65% a fronte di una media nazionale del 2,13%. Il dato del consumo del suolo va nella direzione opposta di quello demografico. Mentre aumenta l'antropizzazione del territorio, la popolazione diminuisce. Nel 2020 sono stati oltre 8.600 in meno i residenti in Abruzzo, ma benché ci siano meno persone, l'impatto umano sul territorio non si attenua, anzi cresce. Il suolo è un patrimonio non rinnovabile. Una volta che lo distruggiamo è difficilissimo ricostituirlo. Poi se lo copriamo di cemento, come avviene quasi sempre con infrastrutture, edifici, ovviamente lo perdiamo per sempre. La perdita del suolo è una vera emergenza del nostro paese e anche per l'Abruzzo. Si continua a costruire anche in aree a forte rischio alluvione e frana. Addirittura più di un terzo del consumo di suolo in Abruzzo è avvenuto in aree a rischio alluvione. Poi uno vede le immagini della Germania e anche delle tragedie che hanno colpito l'Abruzzo e anche altre regioni italiane, e poi non si dovrebbe sorprendere di delle catastrofi che poi avvengono purtroppo con tanti morti. In Abruzzo oltre il 35% del suolo consumato è localizzato in aree a rischio alluvione, quasi 10 punti percentuali sopra la media nazionale, mentre il 12,6% delle superfici artificiali si trova in zone a rischio frana. L'antropizzazione riguarda particolarmente la costa. L'Abruzzo è la terza regione italiana, dopo Liguria e Marche, per occupazione della fascia costiera entro 300 metri dal mare. E non sono risparmiate neppure le aree protette, basti pensare alla recente riperimetrazione del parco Sirente Velino. La legge regionale dell'8 giugno 2021 ne ha ridotto la superficie di oltre 6.000 ettari. Ciò ha ripercussioni sull'ambiente e la fauna che lo abita, sulla sicurezza dei territori che diventano maggiormente vulnerabili alle calamità, ma anche sull'economia. In Italia circa 3 miliardi di euro vengono persi ogni anno solamente per gli effetti sul ciclo delle acque.
Chiediamo a chi governa di fare una legge per bloccare anche a livello regionale il consumo di suolo senza possibilità di deroghe. Purtroppo però noi stiamo vedendo che in Abruzzo si continua a consumare suolo e anche nel futuro non è più possibile andare avanti così. Noi abbiamo il problema dei cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello del mare darà grandissimi problemi lungo la costa e quindi noi dobbiamo prepararci e intanto bisogna fermare il consumo di suolo in Abruzzo. Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 6.30 a Pescara, dove un grosso albero nel giardino di Piazza Italia si è sradicato precipitando sulla strada, come vedete nelle immagini, a due passi da Palazzo del Municipio. Fortunatamente in quel momento sia sulla strada sia sul marciapiede non passava nessuno. L'albero è caduto a pochi metri da alcune auto parcheggiate, invadendo completamente la carreggiata che conduce alla rampa d'ingresso del raccordo autostradale Pescara-Chieti verso il lungo fiume. L'albero precipitato questa mattina dinanzi al comune era uno di quelli che stavamo attenzionando da tempo, ha detto il vice sindaco di Pescara e assessore al verde Gianni Santilli, che ha continuato: con gli esperti stavamo studiando la possibilità di salvarlo oppure di abbatterlo. Un disegno di legge a sostegno delle donne, si tratta di una misura da 4 milioni di euro per colmare il differenziale retributivo di genere. Questa è la proposta dei gruppi regionali di centrosinistra in attesa di essere discusso in commissione e poi in consiglio regionale. Il tasso di occupazione femminile in Abruzzo è pari al 46,4%, 3 punti sotto la media italiana del 2020, che è il 49%, il tutto a fronte di un tasso di occupazione maschile pari al 68,7%. Peggiori i parametri relativi al reddito medio, per le donne è di circa 13.000 euro, addirittura 8.000 euro in meno rispetto a quello maschile. Si parla spesso e sempre di parità, ma di fatto noi questa parità fatichiamo ancora a conquistarla. Oggi le donne inutile, hanno ancora delle oggettive difficoltà. Quante volte abbiamo sentito parlare di donne che sono state licenziate, tra l'altro poi illegittimamente, o che comunque hanno dovuto rinunciare a lavori a tempo pieno, accettando lavori part-time proprio perché non riescono a conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi. E quindi questo comporta anche una disparità di mansioni. Oggi sono sempre meno le donne che invece hanno funzioni apicali rispetto agli uomini. Per questo il centro-sinistra regionale promuove un disegno di legge a loro favore. Una misura da 4 milioni di euro per promuovere la parità di genere, equa retribuzione, occupazione e valorizzazione delle figure femminili. Cosa fa questo disegno di legge, questa proposta che è stata mutuata? Interviene ovviamente sulle imprese, ma non solo sulle imprese, riconoscendo premialità negli avvisi regionali, risorse e benefici per quelle imprese che assumono a tempo indeterminato le donne, e ovviamente prevede anche una sorta di sanzione, la revoca dei benefici in quei luoghi di lavoro, in quelle imprese che, avendole ottenute, poi si sono manifestate con sentenze passate in giudicato situazioni appunto di violazione del rispetto della donna. Non solo, questa norma prevede anche l'accesso privilegiato, avvantaggiato al microcredito e al fondo di garanzia, e quindi una norma che interviene su più aspetti e che può dare un contributo della Regione Abruzzo ad affrontare questo grave problema. 600.000 euro è la somma finanziata dalla Regione Abruzzo per i lavori di adeguamento e del canone di locazione dei locali del liceo Marconi di Pescara. Sull'argomento è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli per una problematica che riguarda non solo la provincia, ente di competenza sulle scuole superiori, ma l'intera città. Un finanziamento di 600.000 euro è stato approvato dal Consiglio regionale per la sede del liceo Marconi di Pescara e che sarà destinato alla provincia quale ente che si occuperà dei lavori di adeguamento sismico, antincendio, impiantistico e del canone di locazione dei locali. Soddisfatto, anche se si toglie qualche sassolino dalle scarpe, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli. Soddisfazione, ma anche rammarico per una gestione complessiva di questa vicenda che non ci soddisfa affatto, perché siamo arrivati all'ultimo minuto praticamente per risolvere una questione che si trascinava da mesi. Adesso, senza stare qui a processare nessuno, ma ci pare evidente che dal punto di vista
della razionale gestione del processo e anche una certa trasparenza che è venuta a mancare, secondo noi, rispetto al mancato coinvolgimento di studenti, famiglie, docenti, personale amministrativo, abbiamo messo la classica pezza a colori. Si tratterà di correre, lo abbiamo detto, vigileremo sul corretto utilizzo dei fondi, soprattutto rispetto al fatto che per settembre i plessi scolastici individuati quali sostitutivi del liceo Marconi siano tutti quanti in regola, a posto per ospitare le lezioni. Quindi una dimostrazione di buona politica da parte di qualcuno, di pessima gestione da parte di qualcun altro, e questo mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Intanto l'ufficio scolastico regionale si è pronunciato nei giorni scorsi imponendo alla provincia una sospensiva dell'ordinanza di sgombero del liceo per un vizio di forma. Infatti nell'ordinanza mancherebbero indicate le sedi che ospiterebbero studenti e personale docente e non. La provincia deve correre nel contrattualizzare le locazioni rispetto alle quali aveva avuto già assicurazioni, no? Con i soggetti individuati, affidare velocemente i lavori di adeguamento delle aule e quindi procedere al trasferimento. Purtroppo i tempi sono ristrettissimi, abbiamo anche il generale agosto che incombe con le sue ferie. Speriamo che si faccia in tempo, insomma, noi più che metterci a disposizione della provincia andando oltre quelle che sono le competenze del comune, ma come abbiamo sempre detto, questo è un problema della città che deve vederci tutti coinvolti. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto non ha partecipato all'assemblea per l'approvazione del bilancio della Ruzzoreti. Secondo D'Alberto il vero problema della società acquedottistica è la gestione. Costi alti che si riverberano sull'incremento delle bollette. Il bilancio è un rito formale che annualmente viene giustamente rispettato nei termini di legge e discusso all'interno dell'Assemblea, ma non sono stati affrontati i veri temi. Il vero problema è quello relativo ad una gestione che i cittadini stanno fortemente pagando per la ricaduta che ha questa gestione stessa sulle tariffe e sulle bollette, bollette che sono aumentate in modo esponenziale, frutto di null'altro se non di una gestione dei costi che è totalmente sbagliata, la stiamo contestando da tanti anni. Torniamo a contestarla, adesso si apre una nuova fase, noi parliamo alla comunità dei cittadini che sta vivendo sulla propria pelle una gestione della Ruzzoreti che sta continuando, sta proseguendo nella direzione dell'incremento dei costi. Anche il tema relativo alla riduzione del costo del personale di 500.000 euro è un tema che assolutamente è ingannevole se posto così, intanto perché sono riduzioni dei costi derivanti da straordinari e reperibilità, ma abbiamo ancora un costo del personale di 3 milioni di euro superiore a quello previsto dal piano industriale e soprattutto i costi fissi sono profondamente aumentati, drasticamente aumentati attraverso 3 percorsi. Le consulenze esterne, oltre 2 milioni di euro di consulenze o di affidamenti e di incarichi esterni negli ultimi 24 mesi, dati a pioggia, le esternalizzazioni, una società così importante, con un personale che è stato anche valorizzato con aumenti di livello nel corso dell'ultimo anno e di un incremento dei costi, continua ad andare nella direzione delle esternalizzazioni, cioè da servizi all'esterno che poi si ribaltano sulla tariffa. È stata avviata una procedura per 1 milione di euro di affidamento per i prossimi 16 mesi per il servizio di back office, front office. Stop! E poi abbiamo raggiunto 98 interinali, di cui 12 amministrativi anche con funzioni di responsabilità, quindi non solo personale che serve all'attività operativa, e questo denota assolutamente una gestione dei costi fissi sballata, un incremento esponenziale dei costi fissi che stanno pagando i cittadini. Noi questo non lo possiamo più tollerare, così come non possiamo accettare siano stati accesi 2 mutui per un valore di 5 milioni di euro che servono ad affrontare la situazione emergenziale attuale, come dice il revisore di Ersi, scaricando le passività sul futuro. Il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore, è stato nominato presidente del parco Sirente Velino dopo 6 anni di commissariamento, una scelta che ha fatto discutere poiché D'Amore è stato il principale fautore della riduzione dell'area nella riperimetrazione del parco disposta con la nuova legge di riordino. D'Amore ha risposto così alle critiche. Questa nuova legge ha rimesso al centro i sindaci e quindi le comunità, perché per troppo tempo, in 30 anni di storia, questo parco è stato più gli anni che è stato commissariato per quello che è stato governato da
dagli organismi preposti. E questo è stato sicuramente il più grande dei mali, oltre quello della mancanza del piano del parco. Quindi quando nel 2015 siamo stato eletto insieme agli altri colleghi ed era già stato ricommissariato il parco dall'allora assessore Di Matteo, della giunta appunto di centro-sinistra di Luciano D'Alfonso, abbiamo iniziato, siamo stati convocati da lui per riformulare una nuova governance. Scelto all'unanimità come presidente del parco regionale Sirente Velino in Abruzzo, il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore, racconta i ritmi di una vera e propria ripartenza, non solo per l'ente, ma anche per i comuni che abbracciano la bellezza di territori montani unici e identitari per la regione. Se il mio nome fosse stato aggregante avrei accettato, e soprattutto che le tre macro aree di questo parco, perché parliamo di un parco che oggi 47.000 ettari, con la zona marsicana, la zona subequana e l'altopiano delle Rocche, diverse tra loro, con problematiche diverse, e quindi ognuno doveva avere la pari dignità. E con questo spirito abbiamo incominciato a lavorare e a supportare politicamente il commissario, perché altrimenti un commissario avrebbe potuto mandare avanti solo l'ordinario di un ente, e abbiamo portato a casa risultati concreti, reali, tangibili. Abbiamo avuto diversi incontri anche con le associazioni ambientaliste, però non tutte hanno avuto disponibilità al dialogo, perché con alcune di loro sedersi a un tavolo significa fare quello che dicono loro, e non funziona così. Però poi, dopo tanto lavoro, confronto, studi, bisogna poi giungere a una decisione, a un voto, e qui c'è stata una democrazia partecipata in questa legge che probabilmente pochissime altre leggi regionali hanno avuto, perché è partita dal basso, è partita con l'ascolto dei cittadini. Attraverso il lavoro dell'azienda speciale, il comune di Montesilvano ha portato a termine l'assunzione di 13 assistenti sociali nel rispetto dei parametri dell'ultima legge di bilancio nazionale. Assessore Santapendere, oggi il Comune di Montesilvano presenta questo potenziamento dei servizi sociali, peraltro in un momento molto delicato, perché si sa che il Covid ha assorbito molte energie, però bisogna pensare alle fasce deboli. Il Comune lo sta facendo, come? Già il piano nazionale sulla povertà 2019-2021 aveva previsto questo potenziamento di questo rapporto tra numero di abitanti e numero di assistenti sociali da 1 ogni 6.500 abitanti, ma la legge di bilancio ha voluto potenziare proprio in vista di questa situazione di critica sociale da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Ovviamente l'amministrazione attraverso l'azienda speciale ha avviato questo percorso già alcuni mesi fa, dovendo ovviamente adottare un nuovo fabbisogno del personale, un piano triennale del fabbisogno del personale, quindi con tutte le procedure necessarie. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, che l'azienda speciale è uno dei pochi esempi in Italia ad aver avviato procedure telematiche per evadere appunto tutte le procedure concorsuali, e quindi ovviamente rispettando quelle che sono le normative anti-Covid. Quindi è stato un lavoro ovviamente di squadra. Io ringrazio l'azienda speciale nel appunto persona del direttore Donatelli, ma ovviamente anche di tutto lo staff che lo ha accompagnato in questo percorso, con i capi area che appunto si sono molto impegnati, hanno creduto in questo lavoro che ha portato a questo obiettivo di dare alla città di Montesilvano un supporto di 13 assistenti sociali che faranno appunto la differenza in un momento così davvero difficile. Con grande soddisfazione oggi presentiamo queste nuove assunzioni, che oltre a rappresentare qualcosa di importante nell'ambito del mondo del lavoro, rappresentano anche un qualcosa di importante per quello che riguarda il rispetto della legge finanziaria. E il Comune di Montesilvano, grazie all'azienda speciale che ha avuto incarico dal Comune, è riuscita a rispettare tutto quello che era previsto ed è l'unico comune degli ambiti territoriali abruzzesi, oltre che uno dei pochi a livello nazionale, ad aver appunto concluso questo iter, portando nuove risorse in un campo importante come quello del sociale, in un periodo peraltro come quello che stiamo vivendo. Un progetto della durata di 3 anni con l'intento di riqualificare i luoghi urbani della città di Pescara. Dal 30 luglio all'8 agosto ci sarà la prima edizione di Murap Festival.
Tre luoghi urbani e due comunità di quartiere. Si chiama Murap Festival, la rassegna dedicata all'arte urbana è promossa da Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Pescara. Qualche anno fa il sindaco Carlo Masci ci ha rimproverato che la Fondazione Aria non fa tante attività su Pescara, quindi ci ha invitato a riportare un po' di attività della Fondazione Aria anche su Pescara, e questa è stata, diciamo, un'occasione a cui la Fondazione Aria si è immediatamente, come dire, resa disponibile, e quindi con l'architetto Sonzino, l'agenzia dello IACO, stiamo cercando di fare il meglio per questo primo progetto, che è un progetto triennale. Io spero che riesca molto bene e che continui così. Dal 30 luglio all'8 agosto la città adriatica diventerà un cantiere urbano con gli interventi di Street Art Live. L'edizione 2021 debutta con 550 metri quadrati di murales realizzati in tre luoghi diversi della città grazie alla vena artistica di quattro street artist internazionali. L'iniziativa nasce dall'opportunità offerta dal regolamento comunale per la promozione della street art e del writing approvato nel 2019. Pescara prova a scommettere sul muralismo urbano contemporaneo, cioè su una forma di arte che va al di là dei limiti della tela, al di là degli spazi chiusi dei musei e delle gallerie, per entrare nel tessuto sociale della città e confrontarsi con la struttura urbana. I luoghi sono tre, un luogo centrale e esattamente gli 11 piloni dell'asse attrezzato, compresi tra il ponte d'Annunzio e il ponte Risorgimento, un edificio dell'Ater nel quartiere Zanni e una parete del centro polivalente Britti a San Donato. È morto all'età di 94 anni il maestro Ennio Vetuschi. Fu tra i primi negli anni 50 a dedicarsi alla canzone popolare abruzzese, trascrivendo i canti della tradizione che seguiva col suo magnifico coro Verdi di Teramo, da lui fondato nel 1953. Da allora e fino al 2006, quando cedette la bacchetta da direttore d'orchestra, il coro Verdi è diventato un'icona tra le orchestre nazionali, la cui professionalità orchestrale dei componenti fu protagonista in ogni angolo d'Europa, raccogliendo successi ovunque. Negli anni 50 contribuì in modo significativo al successo di Vola Vola Vola, diventato ormai l'inno della nostra regione. Adesso parliamo di sport e calcio. Il Pescara continua a monitorare il mercato degli attaccanti dopo aver portato a termine le operazioni Ferrari e D'Ursi. Ora prova a riportare il rivale adriatico Matteo Brunori. Intanto il centrocampista Daniele De Sena, dopo aver firmato con l'Entella, si è tolto qualche sassolino con un post sui social. Andrea Costantini. Non abbiamo fretta, aspettiamo anche le prime valutazioni di Auteri. Così ai nostri microfoni ieri il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, riflessioni fatte dopo l'ok del Napoli per la doppia operazione D'Ursi-Ferrari, che dà una decisa impronta al nuovo attacco biancazzurro. Eppure la società continua a lavorare per consegnare ulteriori pedine al tecnico siracusano. Carlo De Risio resta un obiettivo importante, perché è giocatore che conosce benissimo i principi di gioco di Auteri, essendo stato più volte le sue dipendenze a Catanzaro e Bari. De Risio ha ancora un anno di contratto con il club della famiglia De Laurentiis e sta trattando con il suo agente la risoluzione prima di poter firmare col Pescara. Il suo arrivo comporta l'uscita di un big nel reparto. Il principale indiziato è Valdifiori, sulla carta poco adatto al centrocampo di Auteri. Busellato rientra nei piani del Pescara, ma potrebbe essere attratto da eventuali offerte della B. Non tornerà a Pescara Daniele De Sena, che due giorni fa ha firmato con la Virtus Entella e ieri sera ha pubblicato sui social un post criptico che sembrava avere come destinatario il Pescara e il presidente Sebastiani. Nel calcio, ha scritto De Sena, una stretta di mano oppure una parola data dovrebbero essere sempre rispettate. Ringrazio i tifosi del Pescara ed i miei ex compagni di squadra per come mi hanno accolto e fatto sentire importante. Nelle ultime ore poi per l'attacco sta tornando in auge il profilo del centravanti Matteo Brunori, lo scorso anno in prestito all'Entella ma di proprietà della Juventus. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza tutt'altro che positiva nella prima parte della stagione 2019-2020, nella quale non riuscì a ingranare. Nel gennaio 2020 il Pescara ne perfezionò l'acquisto a titolo definitivo dal Parma, per poi cederlo sempre in via definitiva alla Juventus come contropartita del cartellino di Edoardo Masciangelo. Brunori, nato in Brasile ma di nazionalità italiana, cerca la stagione del rilancio dopo le ultime due annate opache, lui che si era messo ben in evidenza in C con l'Arezzo. Sempre per l'attacco resta da monitorare
monitorare l'esterno Giuseppe Panico, che a breve potrebbe usufruire dello svincolo d'ufficio per la mancata iscrizione in C del Novara. Panico, che nelle ultime due stagioni ha fatto intravedere qualcosa del suo talento dopo la brutta parentesi di Teramo, dove era apparso svogliato e senza mordente. Sabato intanto, prima uscita stagionale per i biancazzurri, che al campo gli Angeli di Palena affronteranno lo Spoltore, squadra del campionato di eccellenza. Nel rispetto della normativa anti-Covid sarà consentito l'accesso a 300 tifosi, costo unico del biglietto 5 euro. In serata, sempre sabato, ci sarà la presentazione della squadra nella piazza di Largo San Francesco. Prima di chiudere, una notizia di mercato in Serie D. Andiamo in casa a Notaresco, che annuncia l'ingaggio di Nicolo Valenti, giocatore senese classe 1991, attaccante mancino, che nel corso della sua carriera ha giocato 250 gare in D, totalizzando 64 reti con le maglie di Riccione, Fiesole, Colligiana, Poggi Bonzi, Materica e Arzignano Valchiampo. Proprio con la formazione vicentina ha chiuso la scorsa stagione con un bottino di 8 marcature, mentre il suo massimo personale risale all'annata 2018-2019, sempre con l'Arzignano Valchiampo, 11 gol all'attivo. Quella con il Notaresco, peraltro, non sarà la prima esperienza in Abruzzo per Valenti, che infatti ha indossato dal 2016 al 2018 la maglia dell'Aquila, totalizzando complessivamente 45 presenze e 13 reti. E questa era l'ultima notizia per questa seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento numero 21 con Velo, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo, Tour de France, ma soprattutto le Olimpiadi Tokyo 2020 alle porte con la nazionale di Davide Cassani. In studio ovviamente l'ideatore della trasmissione Luciano Rabottini. L'appuntamento con la nostra informazione invece torna questa sera alle ore 23. È tutto, grazie e buona serata.